stanno arrivando ondate di macchine elettriche retrofuturistiche. Ne stanno uscendo a frotte. Mi chiamo Sam e sono della Intertech e oggi vi presento 8 fantastici veicoli elettrici pronti per il 2020 e altri veicoli in stile retro. Hi, thanks for watching Intertech. Il concept Honda EV urbano sarà disponibile per l'ordine all'inizio del prossimo anno, in vista di una corsa completa a partire dal 2019. La prima auto elettrica Honda per l'Europa sarà costruita su una nuova piattaforma elettronica che stabilirà la direzione per la tecnologia e il design dei loro futuri eventi. Al momento del lancio non sono stati forniti dettagli sulla trasmissione o sulla gamma, ma la Honda afferma che l'auto includerebbe funzioni integrate di gestione del calore e trasferimento di energia. La batteria leggera ad alta densità e una fonte di Honda hanno suggerito una gamma da corta a media di 150 miglia. È probabile che abbia una cabina standard con 5 posti, un design semplicistico con aree di vetro significative, porte regolari e una serie di specchietti laterali che la rendono alla produzione. Mentre è troppo presto per i prezzi, la Honda ha detto che la macchina non sarà economica e la posizionerebbero come un modello premium mirando a rivaleggiare con Bentley e Rolls-Royce. L'Aston Martin sta rilanciando il marchio Lagonda e abbraccerà pienamente la tecnologia moderna e l'efficienza del design delle auto elettriche. Con un silenzioso motore di trasmissione a emissioni zero lanciato come un livello 4. Il veicolo è a piena autonomia con una tecnologia di guida autonoma integrata nell'architettura della vettura. Nel salone sarà il primo dei due modelli Lagonda che si ispirano al concetto di visione per raggiungere il mercato nel 2021. Due motori elettrici che azionano tutte e quattro le ruote, due posti davanti che possono girare intorno per affrontare la retroguardia, un sacco di spazio per le gambe per i passeggeri nella parte posteriore e una gamma di 400 miglia con una ricarica wireless completa le batterie in 15 minuti. Si stima che il concetto di visione di Lagonda sia compreso tra il 70 e l'80% di ciò che l'auto finale potrebbe includere con tutte le parti che sono redditizie per la produzione. Guardando da vicino al concetto di IQ, la Mercedes sta lanciando il marchio di tutti i SUV elettrici QC che includerà due motori elettrici che erogano 408 cavalli e 4 ruote motrici per una gamma di 280 miglia a una velocità massima di 111 miglia all'ora. Il motore anteriore avrà la massima efficienza mentre il motore posteriore è ottimizzato per una migliore velocità di partenza. Anche questo è stato dotato di un caricatore raffreddato ad acqua da 7,4 kW e farà da 0 a 62 miglia all'ora in soli 5,1 secondi. I fari a LED blu con fondo nero, opaco e scritte blu lo rendono immediatamente riconoscibile come un modello non udibile. La parte posteriore ha una luce a tutta lunghezza che avvolge il retro dell'auto mantenendo un baricentro basso, con una maggiore sicurezza in caso di incidente. La batteria agli ioni di litio da 80 kW ora pesa poco più di 1400 pounds. Con una data di rilascio dei primi mesi del 2020, avrà un prezzo di circa $71,400. La NEO è basata sullo startup guidata dal cinese CEO William Li, che ha raccolto oltre 1 miliardo di finanziamenti grazie al gigante tecnologico Tencent, che è stato aiutato da tutto il mondo, tra cui la California e l'Europa. La NEO è un veicolo elettrico trazione integrale che ha due motori da 240 kW e raggiunge un'autonomia fino a 310 miglia per 37 miglia all'ora. Andrà da 0 a 62 miglia all'ora in solo 4,4 secondi e ha una velocità massima di 111 miglia all'ora. Questo è il prodotto di 3 anni di progettazione di un SUV elettrico e include persino un assistente personale guidato dall'intelligenza artificiale che apprende le tue preferenze. Avranno lo scambio delle batterie con raffreddamento a liquido da 70 kW.
NEO dice che costruiranno una rete di 1100 stazioni di ricarica rapida in Cina entro il 2020. Il prezzo di queste macchine inizieranno a partire da $68,000. Due anni fa il Porsche ha debuttato che è tutta una missione elettrica e concettuale, promettendo che era entrato in produzione come il Taycan, che è leggermente diverso dal concetto. I propulsori elettrici sono costituiti da due motori sincroni e magneti, su ciascun asse con una potenza combinata di oltre 600 cavalli di potenza. Il concetto ha colpito 60 miglia all'ora in soli 3,5 secondi e 124 miglia all'ora in 12 secondi. Il Taycan sarà offerto con una scelta di pacchi batteria agli ioni di litio. Una offre 580 kW e un'altra da 95 kW. Inizialmente sarà offerta con tre uscite di potenza, una da 402 cavalli, l'altra da 536 cavalli e la terza da 670 cavalli, come una Tesla. Probabilmente il TIE conterrà anche la sterzata a quattro ruote e il torque vectoring, con la produzione che inizierà prima della fine del 2019, come una vettura modello dell'anno 2020. Il Porsche offrirà diverse varianti dell'icona con un prezzo di base di $75,000. Il marchio croato è tornato per la prima volta nel 2013, quando ha lanciato il suo primo veicolo di produzione, il Concept One. Nel 2014 tutte le 8 unità della serie limitata sono state vendute. Rimac è ora uscito con un concetto di tutto elettrico per ospitare la supercar, che può andare da 0 a 60 miglia all'ora in un tempo di 9,1 secondi, nel quarto di miglio e con 1.914 cavalli, con una velocità massima di 258 miglia all'ora per i motori elettrici indipendenti a magnete permanente. Quattro ruote motrici con il software di coppia controllato dal software, e i freni possono recuperare la potenza nella batteria al nickel e al manganese e al litio. I punteggi di 403 miglia di raggio sul test EDC di fine e richiede 30 minuti per memorizzare l'intervallo dell'80%. L'utilizzo di un caricatore rapido per l'avvio della produzione dovrebbe avvenire nel 2020 con una tiratura limitata di 150 unità. Avendo appena assicurato un investimento da 1 miliardo, la Lucid Motors sta collaborando con Volkswagen. La società di ricarica elettrica elettrizza l'America, che aiuta ad avere 2.000 caricatori installati su 484 siti in Italia entro la fine del 2019 per produrre il suo primo veicolo elettrico. La società afferma che con l'esclusiva batteria agli ioni di litio nelle celle sviluppate con LG, CEM e Samsung supererà gli attuali benchmark di potenza, durata della batteria e densità di energia, compresa la tolleranza della carica rapida. L'Aria è il modello di punto con trazione integrale e doppio motore. Ci si aspetta che la potenza di 1000 cavalli passi da 0 a 60 miglia all'ora in soli 2,5 secondi. Ha una gamma superiore di 400 miglia e ottiene una velocità massima di 235 miglia all'ora. Nel 2020 la Lucid inizierà con un modello di trazione posteriore che ha 400 cavalli e una gamma di 240 miglia al prezzo di $60,000 negli Stati Uniti. Kalashnikov, il produttore del fucile d'assalto AK-47, ha svelato il loro ingresso nel mercato delle auto elettriche all'esercito del 2018 nella fiera internazionale. Il CV1 ha un aspetto retro e il corpo è modellato dopo il modello combo del 2125. L'azienda russa afferma che il loro veicolo ha sistemi complessi e un inverter rivoluzionario, e avranno una tecnologia che si confronterà con gli altri produttori di auto elettriche come Tesla. Il CV1 ha una trasmissione con una batteria da 90 kW che avrà 680 cavalli, che può arrivare da 0 a 62 miglia all'ora in circa 6 secondi,
è a un raggio di 217 miglia. Il concetto ha una porta di ricarica nella parte posteriore tra i fanelli posteriori. Pneumatici ad alte prestazioni con ruote e raggi multipli e griglia piatta con luci a LED sovrapposte. Nessun prezzo o data di produzione di questo veicolo è noto in questo momento. Bene, per oggi è tutto. Grazie di aver guardato il video. Se ti è piaciuto, lascia un commento. Condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante. Ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. See you soon with another awesome video.